Buonasera a tutti voi che ci seguite. Oggi è primo giugno e cominciamo questa giornata, questa serata di dirette. Avvertiamo tutti quanti quelli che ci seguono che oggi abbiamo un po' una pioggia di problemi e che cercheremo di affrontare e di risolvere. Vado direttamente a cominciare lo spazio di riflessione della virgola di questa sera. Do una specie di risposta ad Ezio Mauro, direttore di Repubblica, che sul sito della Repubblica.it, in una video rubrica che si chiama Repubblica Domani, esprime un'analisi esaustiva, diciamo, complessiva in seguito alla cronaca contestuale al terremoto drammatico che ha colpito l'Italia in queste settimane e che purtroppo non accenna a cessare. Con uno sciame abbastanza prolungato in Emilia, una specie di sintesi esaustiva che fa Ezio Mauro, afferma che la crisi che sta vivendo l'Italia in questo momento mette a nudo in questo evento drammatico che appunto è stato il terremoto quanto sia centrale in Italia il tema del lavoro. E quindi c'è una riflessione sul welfare vissuto dalle generazioni che oggi non sono, si può dire appunto che siano più giovani, come qualcosa di scontato, che in realtà in discontato appunto non ha più nulla, non è più scontato. C'è una riflessione sulle garanzie previdenziali, che oggi sono una sfida per un sistema produttivo democratico. E soprattutto appunto collegandosi al terremoto si accenna, chiaramente si allude alla morte di alcuni operai sotto i capannoni, il fatto che alcuni lavoratori non vogliono abbandonare le aziende seppur con il rischio appunto di crolli o si espongono tanto quanto i piccoli imprenditori che sono appunto datori di lavoro per cercare di dare una continuità alla produzione, da appunto l'idea di quanto secondo Ezio Mauro sia importante il tema del lavoro e un pochino come sintesi complessiva di questo avvenimento drammatico e luttuoso appunto sintetizza appunto questo elemento come un pochino il riassunto un po' generale di questo avvenimento. Io in realtà da questo avvenimento, soprattutto proprio legato alla morte di questi operai, trarrei un altro tipo di conclusione. In realtà, secondo me, la vicenda mette a nudo come ci sia un nesso tra l'illegalità e il sacrificio umano. I capannoni dove lavoravano gli operai morti, probabilmente, poi questo sarà da accertare, noi ci teniamo prudenti, ovviamente, non erano a norma antisismica, non erano stati costruiti a norma antisismica, non lo erano neanche dopo un sopralluogo tecnico, che forse può anche esserci stato dopo la prima scossa, e che nella migliore delle ipotesi può aver evidenziato che dopo una prima scossa quei capannoni non avevano subito dei danni sostanziali e che erano nelle stesse condizioni precedenti, appunto in cui si trovavano precedentemente alla scossa più forte. Ma resta il fatto che restavano in qualche modo illegali se non erano stati costruiti in origine nel rispetto delle norme antisismiche. Qualcuno diceva: dove c'è strage di diritto c'è strage di vite. Ecco, questo mi sembra l'esempio più lampante. Senza illegalità forse quelle vite oggi sarebbero vive, a prescindere dalla crisi. Ma poi, tanto per continuare sulla falsariga di Ezio Mauro in questo suo mini editoriale che fa insieme appunto alla redazione negli studi, negli uffici di Repubblica.it, Ezio Mauro appunto si dilunga nel parlare sui tempi d'oro del welfare, gli anni 70, 80, in qualche modo in cui allude a una specie di età dell'oro dei diritti e del welfare. Beh, io devo dire la verità, anche su questo avrei fatto delle riflessioni ben diverse. Ricordo benissimo che il mondo del lavoro in quei tempi non era caratterizzato in realtà dal welfare e dalle garanzie in modo così universale e pacifico, ma tanto per cambiare, proprio da illegalità. Un primo lavoro che spesso i giovani a cui appunto i giovani accedevano, spesso con mansioni semplici, e dobbiamo dire la verità, forse appunto è la maggior parte della forza lavoro italiana,
era scontato che per anni si prestasse in nero. È una formula questa sintetica ed esaustiva per indicare un compromesso spesso illegale, o meglio, spesso un compromesso illegale, in cui il lavoratore di solito è la parte debole, ma non sempre. Non sempre perché altre volte la quota di denaro frutto di evasione contributiva veniva spartita tra datore e lavoratore all'interno del salario, per la serie pochi, sporchi e subito. E quindi illegalità, illegalità che è un po' un filo conduttore di quest'Italia in ogni sua vicenda. Questa caratteristica dell'Italia è per esempio anche quella dei milioni di proprietari di prime case. Questa è una caratteristica che è alla base di molte teorie consolatorie economiche che appunto considerano il paese in qualche modo nella sua situazione economica devastata, puntellato, a dire di molti esperti, dalla buona situazione patrimoniale privata, la cui quota immobiliare è una gran parte. Ebbene, che case si sono costruiti questi italiani in questi ultimi 40-50 anni? Case in gran parte realizzate al di fuori delle regole, perlomeno anche solo di prudenza, in zone pericolose geologicamente, non soltanto sismiche, che ai primi sussulti della natura, siano essi tremori, siano essi alluvioni, esondazioni di fiumi, crollano rovinosamente. Passi pure per i centri storici realizzati più di un secolo fa, che comunque sarebbe da riflettere se, perlomeno quelli più disastrati, sia compatibile con la situazione generale, sia ipotizzabile realisticamente che possano essere ricostruiti così come erano, mettendoli in sicurezza. Tutto il patrimonio degli italiani che va dagli anni 50 ad oggi, a ben vedere, valutandolo secondo crismi di legalità, secondo crismi che peraltro sono quelli in qualche modo a cui ottemperano gli altri paesi, perlomeno europei, nella costruzione, sono appunto incompatibili con la sicurezza. E quindi questo patrimonio, questa specie di garanzia di sicurezza in qualche modo, troppo spesso si trasforma in una vera e propria tomba. È proprio quello che è accaduto all'Aquila. Se vi ricordate, è accaduto per un convitto studentesco nel terremoto dell'Aquila qualche anno fa, per un convitto studentesco di costruzione non antica. Qualche giorno fa è accaduto per degli operai morti in capannoni industriali di costruzione ancora più recente, mentre ad oggi il centro storico dell'Aquila attende di essere ricostruito e la gente che vi abitava anch'essa attende delle soluzioni abitative definitive e in soluzioni abitative precarie. In Italia il 70, questo è un virgolettato e poi vi dirò appunto di chi è, in Italia il 70% degli edifici sono a rischio crolli in caso di terremoto. A dirlo appunto sono gli esperti dell'ENEA Alessandro Martelli e Paolo Clemente in un'audizione proprio alla Camera dei Deputati. Il 70% del costruito, afferma Martelli, non è in grado di reggere a sollecitazioni sismiche che potrebbe subire. Il problema, sempre nel virgolettato, il problema, dice, è talmente grande che non facciamo un bel niente. Ecco, Ezio Mauro, purtroppo anche nei momenti drammatici come questo, non si dovrebbe perdere l'occasione per denunciare con forza il fatto che l'Italia, in questo periodo, come nel passato, purtroppo si è affetta dal morbo dell'illegalità cronica e di illegalità troppo spesso muoia. Ma comunque, per non allarmare troppo gli italiani, domani si celebrerà il consueto, tranquillizzante rito circense della parata militare, ormai troppo avanti nell'organizzazione per essere sospeso, recuperando utilmente i fondi preziosi destinati ad essa. Perché praticamente io stesso ho verificato che proprio alla data della prima scossa del terremoto già tutto quanto ciò che erano i lavori, le tribune, eccetera, erano state montate ed erano presidiate. E purtroppo, appunto, comunque sia, si celebrerà questo rito che da sempre è un'esibizione di falsa potenza. E quindi mi sento di chiudere
con un buona fortuna a tutti noi. Questa virgola del direttore. Passerei rapidamente all'illustrazione del palinsesto, che quest'oggi, per i problemi che vi accennavo, subirà un po' di modifiche. Allora, dopo la virgola del direttore, appunto, avremo lo spazio Certi Diritti, condotto da Riccardo Cristiano, a cui al momento, sinceramente, non so dirvi quale sarà l'ospite, ma noi siamo fiduciosi. E a seguito, e non vi do gli orari perché un pochino saranno spalzati, comunque sia, a seguito avremo la trasmissione Voci Transnazionali e avremo appunto un aggiornamento sulla condizione e sugli avvenimenti in Siria, che continuano ad essere drammatici, e parliamo appunto di stragi vere e proprie. In collegamento, speriamo insieme a noi anche con Stefano Russo, avremo Shadi Amadi, giornalista ed esponente della comunità siriana in Italia, che ci aggiornerà appunto su queste vicende. Alle 22, era previsto per le 22, ma slitterà un pochino, lo spazio Società Libera. Entriamo nei temi specifici di Società Libera, questo è il titolo di questa trasmissione di oggi. Vincenzo Olita, direttore di Società Libera, intervista Alessandro Ceccoli, e la conduzione di questo spazio sarà appunto di Marco Marchesi. Seguirà lo spazio Economia e Mercati, Open Market, commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Pauciulo con Marco Marchesi. E avremo poi a tavola con la psicanalisi Cherche la femme, psicanalisi e femminismo, l'uguaglianza e la differenza. Giancarlo Carcellari intervista in esclusiva la psichiatra Marina De Carneri. Questo è uno spazio registrato. Contrariamente alla consuetudine, non avremo quest'oggi, per i problemi appunto che vi dicevo, la chiusura, appunto, la trasmissione in chiusura sulle antiproibizionismo, la trasmissione Leggero Furia curata da Claudia Sterzi, che appunto questa sera non ci sarà. A questo punto, io, nel ricordarvi che Libri.tv è un'associazione e ci si può iscrivere, e vi rimando a questo ovviamente a vedere sul sito come fare, vi auguro buona visione dei nostri programmi, nella speranza appunto che non ci siano problemi, che quelli che sono già in corso riusciamo a risolverli. Grazie ancora.